Denuncia da parte del presidente dell'associazione GEPA di Biancavilla, Dino Petralia, nei confronti dei tanti sporcaccioni che insozzano le periferie del paese. Tanti rifiuti abbandonati selvaggiamente che sono stati scoperti dall'associazione durante una perlustrazione del territorio. Tra questi rifiuti anche diverse vasche di Eternit. A spiegarci la situazione nelle periferie biancavillesi, lo stesso presidente Dino Petralia. La cosa è un po' triste. Se alcuni mesi fa si sentiva dire che la differenziata saliva, abbiamo visto, stiamo vedendo che ci sono discariche a cielo aperto ovunque, dalla zona Porzillo, sotto il paese. Stamattina abbiamo ricevuto presso la nostra sede alcuni residenti di Via degli Olmi, dove la situazione è tragica. È tragica. Le persone sono amareggiate perché nessuno interviene, oltre a segnalare noi, nessuno fa niente. Stiamo notando che ci sono sparsi tante vasche di amianto, le vasche quelle vecchie che il comune benissimo, non so, una volta aveva detto che li veniva a ritirare loro. L'appello nostro che facciamo è quello di aiutare queste persone perché si vedono le loro case accerchiate di discariche e si vedono abbandonate da tutti. Noi come associazione di volontariato interveniamo sempre e continuiamo ad intervenire, a segnalare e a denunciare, però se qualcuno non ci ascolta procederemo diversamente, segnaleremo tutto alla Procura di Catania. Penso che i vigili urbani stanno facendo il suo lavoro. Se lo sporcaccione di turno va a vedere che c'è spazzatura là, e quella resterà sempre una meta per l'autore che fa questi danni ambientali. Quindi se vengono ripuliti, viene un'installazione, messa un'installazione di videosorveglianza H24, se ne spendono tardi i soldi, spendiamoli per le cose giuste. Evitiamo tutte queste discariche. L'altro giorno una signora qua incontrata a Pozzillo è venuta dove ha visto che un signore, sicuramente qua di Adrano, ha lasciato alcune porte, quelle antiche, sotto casa sua, quella si è trovata che neanche l'auto poteva uscire. Quindi le lamentele sono immense, le persone non ce la fanno più.